Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, questo video nasce appunto da una considerazione che io ho fatto negli ultimi 4-5 giorni, sbalorditiva, nel senso che, vabbè, l'avrete già capito dal titolo del video di cosa parliamo, appunto di punti neri. La mia lotta ai punti neri nasce ormai anni e anni e anni or sono, ed è sempre stata una battaglia persa, perché nonostante, non so, una cura abbastanza minuziosa durante la settimana, quindi maschera all'argilla, cerottini contro i punti neri, quindi stare attenti alla detersione, pulire molto bene la pelle, eccetera, eccetera, sì, la situazione è sempre stata tenuta sotto controllo, ma la piantagione di punti neri io non li ho sul mento, ma li ho particolarmente sul naso. È sempre stata bella bella lì. Diciamo che non è mai aumentata e non è mai, non c'è mai stata una diminuzione sensibile da dire oh, ok. Quindi, detto questo, ha inizio la mia considerazione. E quindi non mi sono neanche mai sprecata, insomma, ad aumentare questa lotta. Ho detto, vabbè, è una cosa della mia pelle, sono le impurità che ho e quindi non posso fare altro che tenerle sotto controllo. Se non che, negli ultimi 10 giorni, quindi utilizzando i cerottini per i punti neri della Essence, che mi hanno sempre dato somma soddisfazione, per somma soddisfazione intendo quando levavo questi cerotti, Dio ci salvi, che cosa c'era sopra? Cioè c'era il mondo, quindi su di me hanno sempre funzionato alla grande. Se non che l'ultima confezione mi ha lasciato di stucco, nel senso che io applicavo questi cerotti, e ho applicato appunto in questi cerotti, e la confezione ci sono tre, niente, andavo a toglierli, andavo a levarli, e vedete, avete presente il momento in cui mettete il cerotto in controluce? Adesso vi voglio vedere, maledetti, cioè, sono sicura che anche a voi sarà capitato, nel senso che dopo tanto fastidio, perché strapparsi quel cerotto è qualcosa di fastidiosissimo, ovviamente almeno la soddisfazione di vederli lì ce la dobbiamo togliere. Questi cerotti, questi ultimi tre cerotti, ma non sto scherzando, avevano veramente la metà dei punti neri che in genere riuscivo ad estirpare dal mio naso. Mi rendo conto che il contenuto di questo video è abbastanza schifoso, però ragazzi, io veramente voglio condividere con voi questa cosa. Magari sarete in 5 a vedere questo video, però così, se non ne parlo con voi o con le mie amiche di make-up, con chi, comunque di queste fesserie qua, perché sono appunto fesserie, con chi ne parlo? È un canale beauty, devo parlare anche qua, logicamente. E allora ho detto, ma i cerotti hanno sempre funzionato alla grande su di me. E allora ho iniziato a guardare la mia pelle, perché sapete, quando è una battaglia persa, non vai neanche a guardarti. Devo avere una macchiolina che mi fa un fastidio qua, sapete quando. Oh, c'è un brufolino, mi sono toccata con qualcosa, non so se in videocamera, ma se mi verrà una cosa un tonfo così. Sono quegli estemporanei che tac tac rientrano in 2 ore. Vabbè, comunque era tanto per aggiornarvi in diretta sulla salute della mia pelle. Cosa stavo dicendo? E quindi non mi andavo neanche, io non sono una di quelle che si guarda bene allo specchio, non saprei dire che tipo di ciglia ho, quindi se le ho dritte, curve, a meno che non si noti una cosa, non vado ad analizzarmi proprio. Ma proprio vedendo appunto questi cerottini che avevano la metà dei punti neri rispetto al solito, è arrivato il momento della verifica e mi sono avvicinata allo specchio con fari, farete. Ma dove sono i punti neri? Non sto scherzando, i miei punti neri si sono dimezzati. Cioè io ho la metà dei punti neri, ho un naso che non è mai stato così chiaro, pulito. Cioè ci sono ancora, ma ragazzi, veramente. È ridotto, la piantagione si è estirpata almeno del 50%. Allora ho iniziato a pensare, ma che cosa ho fatto di diverso? Quindi io vi faccio semplicemente vedere i prodotti che sono entrati esattamente nella mia, tra virgolette, routine, che sono solo due, ma non mi spiego, cioè non voglio, mi rifiuto di pensare a una cosa del genere, perché, e non è neanche una questione ormonale, stagionale, perché comunque. Ormai a giugno compio 37 anni, quindi di stagioni primavere, o comunque di cambi di stagione ne ho passati, voglio dire, le mie primavere alle spalle ci sono, quindi conosco comunque i movimenti e i cambiamenti della mia pelle, quindi non è neanche una questione stagionale. Quindi è necessariamente qualcosa da addurre a dei prodotti che ho utilizzato. O diciamo che la detersione
anzi no, scusate, lo struccaggio è stato effettuato sempre con i soliti prodotti, quindi con l'acqua micellare, le acque micellari, vedi i video che vi ho fatto. La crema detergente ormai, cavolo sto dicendo, la crema idratante è ormai sempre quella che sto portando a termine, che è quella di cui vi ho parlato nel video dei preferiti, ed è la crema al veleno di Vipera. Quindi magari andate a vedervi l'ultimo mio video dei preferiti se volete approfondire. Quindi neanche questa è, perché comunque, a meno che nel lungo periodo, ma non è, perché comunque la sto utilizzando veramente da tanto tempo, quindi non penso sia lei. Quindi il cambio radicale che io ho notato è stato proprio nelle ultime 2 settimane, e diciamo che da 3 settimane ad oggi sono solo 2 i prodotti nuovi che ho inserito nella mia routine. Ovvero lui, che io guardo sbigottita, cioè il detergente di Essence della linea My Skin, quello in crema, e che ha sostituito il gel esfoliante, la crema esfoliante detergente di Estée Carrots. E diciamo che lo utilizzo sia mattina che sera, e come base, anziché il fondo, io utilizzo la BB Cream di Revlon. E questo veramente quotidianamente da almeno 3 settimane. Ragazze, questi sono gli unici 2 prodotti che io ho inserito e ci sono veramente ogni santo giorno nelle ultime 3 settimane. Allora, a questo punto vi posso anche fare dopo 3 settimane una review di questo. Allora, all'inizio si ha un rapporto molto complicato con questo prodotto, perché ha, a parte l'odore, che non è per niente piacevole, nel senso che non c'è odore, ma non dico che abbia un odore tipo di medicinale, ma non so, al mio naso non è granché gradevole. Poi la viscosità del prodotto è veramente un casino, nel senso che voi quando fate fuori uscire appunto il prodotto, è talmente viscoso che vi scivola sulla mano, pum, e va dentro il lavandino. Quindi le prime applicazioni le perdete così. Quindi io ho imparato a schiacciare, quindi una piccola noce di prodotto, passarmela sulle mani, e dopodiché me lo passo sul viso, ovviamente a viso pulito, cioè struccato. Faccio questa non è uno struccante, è semplicemente una crema, sì, una crema pulente detergente, mettiamola così, e lo faccio sia la mattina che la sera. E devo dire che dopo i primi approcci un po' difficoltosi, e poi quando siete abituati, avete amato un prodotto prima, insomma, credete di passare a una fascia di prezzo nettamente inferiore, dite chissà questo cosa sarà. Invece è un pregiudizio, perché la mia pelle è veramente, veramente detersa e pulita in modo ottimale con questo gel. Questa crema, io non l'ho utilizzata come maschera, proprio perché ho ascoltato i consigli, le esperienze di molti di voi che mi hanno detto che brucia da morire, però come detergente, ragazzi, io mi ci trovo da Dio. E quindi la grande protagonista delle ultime 3 settimane, quindi l'unico grande cambiamento, è stata questa crema qua, l'utilizzo di questa crema qua. Dopodiché non ho più utilizzato i fondi liquidi, perché li ho finiti, quindi prima di 3 settimane fa utilizzavo il Match Perfection di Rimmel London e Color Stay di Revlon. Da 3 settimane utilizzo quotidianamente questa BB Cream, che non penso abbia degli ingredienti tali, adesso vi faccio vedere gli ingredienti, penso che abbia peste e corna dentro, quindi assolutamente non avrà buonissimi ingredienti, chissà se li vedrete. Penso proprio di no, da poter addurre, questo è un buon prodotto buono, con un inci buono, quindi la tua pelle respira. Ragazzi, io ho provato di tutto, quindi ho sostituito la crema idratante con il gel di aloe, non mi è accaduta la dipartita dei punti neri, neanche utilizzando solo il fondo minerale, quindi voglio dire, è proprio una cosa congenita. Quindi gli unici 2 cambiamenti sono stati questi. Ora, volete sapere cosa ne penso di questa qua? Sono solo 3 settimane che la utilizzo, però mi piace un casino, ve lo posso dire. Ha necessariamente bisogno di essere opacizzata, perché non mi sentirei di uscire solo con questa. Però questa, abbinata alla Translucent Mattifying Powder di Elf, quindi alla cipria di Elf, appunto, che vi dicevo nell'ultimo video, ho riscoperto nel mio cassetto, è eccezionale. Io la metto la mattina alle 7:30, e ragazze, io alle 10 sera, quando mi strucco, è ancora lì. Quindi non è perfetta, voglio dire, ma per una BB cream, che comunque dovrebbe essere una crema colorata, è molto 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 densa, quindi è proprio una crema.
Adesso ve la faccio vedere, io l'ho presa nella colorazione, adesso sto uscendo fuori tema, però già che ci sono light medium, la 020, eccola qua. Quindi è molto 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 cremosa, a parte che ho beccato proprio il colore della mia pelle, quindi assolutamente non mi fa né l'effetto aranciato né l'effetto rosato, quindi è proprio lei. Si asciuga abbastanza presto, però per chi ha la pelle mista come me va opacizzata, ma quando la opacizzate poi ragazze non avete assolutamente la sensazione di avere niente sul viso, quindi vi sentite proprio la pelle libera. Io non vorrei che fosse anche lei la responsabile della quasi scomparsa, perché vi assicuro, dei miei punti neri. Quindi il succo di questo discorso, l'utilità qual è? Nessuna, perché io non so dirvi che cosa sia stato. Vi posso solo dire che nella mia routine sono entrati questi due prodotti qua. Chi sarà il responsabile di questa gioia immensa? E anche perché io me ne sono accorta proprio così, cercando di estirpare i punti neri. Non c'erano, quindi il cerotto non è che non lavorava. Lavorava molto meno perché ce ne sono molti di meno. Poi sono andata a vedere, quindi grande soddisfazione, no? Quando vi accorgete del risultato, cioè vi accorgete dalla funzione di un prodotto che le cose sono cambiate. Poi vabbè, sicuramente andando verso l'estate io la BB Cream non la utilizzerò più, perché comunque non utilizzerò più fondi e quindi lui continuerà ad andare in azione e magari scopriremo qualcosa di più. Però ci tenevo a dirvi questa cosa qua. Basta, non ho altro da dirvi, ho finito anche lo spazio nella scheda di memoria, vi mando un bacio, non so se potete dirmi qualcosa, cosa ne pensate, o comunque scambiamoci qualche parere, e niente, alla prossima, ciao!